Buon pomeriggio a tutte e tutti, ben ritrovati per una nuova diretta di nostrofiglio.it. Io sono Simona Regina e sono in compagnia di Tiziana Mettitieri e Stefania Operto, che saluto e ringrazio per essere qui con noi oggi. Tiziana Mettitieri è neuropsicologa clinica dell'ospedale Meyer di Firenze, Stefania Operto è sociologa, esperta di tecnologie, o meglio dell'impatto delle tecnologie sulla società. Buon pomeriggio ad entrambe. Allora, dicevo, sono, anzi, siamo in loro compagnia per parlare dell'uso consapevole della rete, soprattutto per riflettere su come affiancare i bambini e le bambine, insomma, i nostri figli che iniziano a frequentare nuovi spazi, insomma, gli spazi digitali, perché così come li teniamo, anzi, li abbiamo tenuti per mano quando hanno cominciato a muovere i primi passi, è importante farlo anche adesso. È importante essere al loro fianco quando cominciano ad abitare la rete. E allora cerchiamo di capire cosa sia meglio fare e non fare, tenendo anche conto della situazione attuale, perché tra lockdown prima e zone rosse oggi, beh, possiamo dire che nelle loro camerette e nei loro zaini, nelle loro tasche sono entrati forse più prepotentemente, possiamo dire, tablet, computer e cellulari. Allora, io vorrei partire con te, Tiziana Mettitieri, per affrontare una questione. A volte sembra che, se non l'unica, la prima preoccupazione di noi genitori sia il fattore tempo, il tempo cioè che i bambini e le bambine trascorrono proprio davanti allo schermo. Allora, possiamo dire che meno è meglio, oppure cosa ci dicono le ricerche in proposito? Sì, la questione tempo effettivamente, da quanto ci dicono le ultime ricerche, sposta un po' l'attenzione da quello che dovrebbe essere l'argomento principale, cioè invece come vengono usati i diversi dispositivi, perché meno può voler dire tante cose, posso far dedicare 15 minuti al giorno, 5 minuti al giorno, però in quei 5 minuti un adolescente può comunque fare delle attività che lo espongono a dei rischi, quindi non è la durata dell'esposizione che può determinare degli effetti negativi, ma è cosa viene fatto durante quell'esposizione, quindi il contenuto che viene utilizzato sui vari dispositivi. Più è variegato il contenuto, più creativo è il contenuto, più si possono ottenere benefici. Quindi spostare l'attenzione più che sui limiti di tempo, su quello che viene fatto con le attività, è utile non solo per se stessi, per organizzare la vita quotidiana, poi anche dei bambini, dei ragazzi, delle bambine, delle ragazze, ma anche proprio per essere parte attiva nella modifica eventuale di alcune attività, nella richiesta di una protezione maggiore ad alcuni contenuti o ad alcuni videogiochi. Quindi, insomma, interfacciarsi anche sull'aspetto di produzione, di design di alcune attività. E in effetti dopo, insomma, vi chiederò di scendere nei dettagli, di spiegarci, di raccontarci, di dire la vostra appunto su cosa fare e non fare per stare a fianco dei nostri bambini e delle nostre bambine. Però vorrei appunto sottolineare cosa scrivevi in una tua riflessione qualche tempo fa, perché di fatto, insomma, sembrerebbe che si sia creata una sorta di ondata di allarmismo rispetto all'eccessiva esposizione dei nostri ragazzi, delle ragazze a internet, e appunto non è detto che meno sia meglio, perché tu scrivevi, insomma, in 15 minuti possono essere creati e condivisi, insomma, contenuti pericolosi, offensivi, insomma, in 6 ore invece si possono studiare le lingue, si possono seguire video didattici super interessanti o divertenti e si può, insomma, rimanere in contatto, per esempio, con i nonni a distanza. Quindi non è detto che meno sia meglio, allora spostiamo l'attenzione dal tempo al modo in cui i nostri figli e le nostre figlie di fatto usano, di fatto interagiscono con le tecnologie digitali, possiamo dirlo che ormai lo fanno quotidianamente, premettendo, mi viene da dire, che il compito di noi genitori
forse non è quello di insegnare ad utilizzare le tecnologie, perché in fondo i nostri figli sono più smanettoni di noi. Il nostro compito però è far capire come abitare la rete, quali sono le opportunità, quali sono i rischi, partendo forse dalla consapevolezza che virtuale è reale. E allora partiamo da questo, Stefania Operto. Come spiegare gli effetti, per esempio, di alcune azioni che sembrano di fatto banali, semplici, perché insomma basta un click per condividere informazioni personali, per condividere foto, ecco, insomma, che cosa dire in proposito ai nostri bambini e alle nostre bambine? Grazie Simona, grazie per questo invito che trovo meraviglioso. Io mi occupo di questi temi dal 2000, Facebook è del 2004, è arrivato in Italia nel 2008 circa e oggi è diventato il social degli adulti fondamentalmente. Quindi come vediamo, giusto oggi mi chiedevo che cosa abbiamo imparato noi da questi ragazzi, perché noi impariamo da questi ragazzi. Impariamo che in un certo senso i problemi sono rimasti gli stessi, sono cambiate le piattaforme. Cosa intendo dire? Intendo dire che la rischiosità dello strumento sta spesso nella mancanza di consapevolezza delle sue potenzialità. In questi mesi abbiamo visto che la rete ha permesso moltissimo la condivisione e lo stare insieme, ma è anche vero che non esiste la patente della rete. Io uso sempre questa metafora, cioè per guidare il motorino ci vuole una patente, per guidare la macchina ci vuole una patente, non esiste la patente della rete. I ragazzi, questa generazione, quella che si sta avvicinando oggi a i dispositivi digitali, quindi parliamo di bambini da 6 anni in su, è la prima generazione veramente nativa. Non esistendo la patente, spesso manca la conoscenza dello strumento e quello che sta dietro. Simona, chiedevi i rischi. Allora, sicuramente la permanenza delle informazioni in rete, e per permanenza intendo il fatto che quando noi condividiamo un contenuto, che può essere una frase, può essere un'immagine, può essere un video, quella permanenza è assoluta. Non è vero così, ma ora poi entro nei dettagli. Quindi vuol dire che potenzialmente quel contenuto può essere condiviso, può essere salvato, può essere rimbalzato su molti utenti. La seconda questione riguarda spesso in alcuni fenomeni quella che noi chiamiamo la slatentizzazione. Devo dirlo piano perché sennò mi arrotolo la lingua. Vuol dire che il web dà una sensazione, ma è lo strumento, di minore empatia, e noi conosciamo tutti i meccanismi dell'empatia, quindi anzi Tiziana più di me potrebbe spiegare il funzionamento dei neuroni specchio in questo senso, e per cui abbiamo la sensazione di un maggiore anonimato. La combinazione di queste due cose, quindi mancata conoscenza soprattutto della permanenza dei dati che noi mettiamo in rete e questa sensazione di presunto anonimato, può giocare, può aumentare, amplificare i rischi. Questo ci dicono le ricerche. E quindi è bene partire proprio dalla spiegazione di queste due cose, variando, come diciamo, la dieta mediale, come noi mangiamo l'insalata, abbiamo imparato a mangiare i carboidrati, a bilanciare i contenuti, anche la dieta mediale, cioè quello che diceva prima, quello che noi facciamo in rete, deve essere varia e soprattutto accompagnata, cioè il ruolo nostro non è di genitori, ho una figlia di 24 anni, quindi dico mai tu sei vecchia, è non diventare esperti, perché mentre io parlo è uscita un'applicazione, ma accompagnare come abbiamo insegnato, come hanno insegnato, andare in bicicletta. Assolutamente, accompagnare i propri figli e le proprie figlie ad usare appunto con la testa un telefonino che ormai quasi tutti hanno tra le proprie mani già sul finire della scuola primaria, di quella che noi chiamavamo scuola elementare. Tiziana Mettitieri, a parte che Stefania Operto ti ha chiamato in ballo, insomma, quindi poi aiutaci a chiarire questo aspetto, cioè il fatto di comunicare o di interagire con gli altri al di là
di uno schermo ci porta forse a sentire meno il peso di certe cose che invece avvertiremo come tali nel momento in cui interagiremo con gli altri faccia a faccia. Però a proposito di interazione con gli altri e di condivisione, insomma, oggi l'accesso alle tecnologie digitali e alla rete è un modo proprio per, appunto, per connettersi con gli altri e per uscire dall'isolamento. Non a caso più volte, tra l'altro, si sottolinea proprio il problema della disparità di accesso. Dicevo, quindi è un modo per connettersi con gli altri, per uscire dall'isolamento, lo è stato nei mesi del lockdown e lo è di nuovo, dove si è tornati per esempio alla didattica a distanza e molte attività di socializzazione anche pomeridiana e di apprendimento, quindi si sono spostate su piattaforme di vario tipo. A proposito di questo, da parte dei genitori molte volte c'è preoccupazione, vogliamo però sottolineare che le nuove tecnologie, se è vero, ecco, lo chiedo a te, possono di fatto, promuovendo le interazioni sociali, supportare di fatto a tutto tondo il benessere dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze. Insomma, se è così, è importante non sottovalutarlo. Sì, hai toccato dei temi enormi. La prima cosa che vorrei sottolineare è che quello che noi adulti pensiamo sia il tipo di interazione che avviene sui dispositivi non coincide con quella che hanno invece i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine. Noi pensiamo che siano strumenti che non ci permettono di trasmettere l'empatia, ma semplicemente perché non ci siamo cresciuti, non siamo molto avvezzi, abbiamo altri modi con cui interagiamo, ma i ragazzi e le bambine riescono a comunicare anche diverse emozioni e quindi a sentire la presenza, a sentire fortemente l'immedesimazione con gli altri. Quindi dipende anche da che prospettiva analizziamo le interazioni che avvengono che avvengono online. Sì, l'aspetto fondamentale è che i dispositivi hanno un ruolo sociale, hanno un ruolo di connessione. Ecco perché, per esempio, tra le cose da non fare vi è quella di proibire l'uso per tempi lunghi. In quel modo si tranciano dei rapporti che hanno i propri figli, i propri nipoti con gli altri. Quindi su questo bisogna stare molto attenti, sulla riduzione delle opportunità sociali attraverso la rete. E l'esplosione dell'uso dei dispositivi digitali durante il confinamento ci ha messo di fronte a questa realtà in un modo abbastanza duro, che però ci sarebbero voluti 20 anni per fare alla velocità che abbiamo soprattutto in Italia. E questo ha portato appunto a conoscere tanti tipi di piattaforma, l'interazione con gli insegnanti, che in certi casi è stata davvero profonda, per cui è possibile appunto una comunicazione a scopo didattico, ma anche a scopo di proprio rapporto con il proprio insegnante, la propria insegnante, il rapporto con altri compagni. È stato più difficile per i bambini, per le bambine, per i ragazzi e le ragazze più vulnerabili, che magari per situazioni più difficili, sia dal punto di vista di una condizione del neurosviluppo pregressa, sia per dei sintomi ansiosi, avevano difficoltà a interfacciarsi con la classe tutta insieme, preferivano delle interazioni individuali. Quindi anche in questo caso bisogna modulare, perché bisogna differenziare a seconda delle esigenze e dei bisogni di ciascuno questa opportunità sociale che forniscono i dispositivi digitali. E un altro aspetto è che però invece una buona parte di bambine, bambini, ragazze e ragazze è rimasta del tutto fuori, perché non aveva nemmeno un dispositivo. Questo direi che deve essere il problema di cui ci preoccupiamo, e oltre a genitori, nonni, è la scuola che può fornire degli strumenti sia di educazione, sia proprio anche come si prende in prestito il libro per leggerlo e commentarlo davanti alla classe, si potrà cominciare anche a prendere il videogioco piuttosto che la console. Alcune biblioteche già lo fanno, però questa sarebbe un'iniziativa a cui dedicarsi. Concludo dicendo sì che l'allarme
che ha accompagnato tutti i mesi prima, fino a febbraio, fino a che non siamo stati condotti in questa necessaria convivenza con i dispositivi digitali, è il veicolo delle paure che c'è da sempre con la tecnologia. Quando è venuto fuori il telefono, la prima, quello che si diceva è che ecco, adesso gli amici non si incontreranno più. Poi, cioè, è una storia che si ripete, che serve, che viene usato un po' anche per scopi politici, per distogliere da altri problemi come la povertà del sistema educativo, i tagli alla sanità e così via. La forza che ha avuto proprio in questo periodo e l'uso dei dispositivi digitali è quella appunto di favorire la connessione e può essere, potrebbe essere, ce lo dimostreranno le ricerche dei prossimi anni, potrebbe essere stato un mediatore per ridurre l'impatto negativo del confinamento, delle paure, di questa situazione critica che stiamo vivendo a livello mondiale. Un'opportunità sociale, quindi dicevi, Tiziana. Ecco, Stefania, Tiziana Mettitieri, lo chiedo a te, lo chiedo anche a Stefania Operto, è tirato in ballo i videogiochi. Alcuni genitori temono che siano quasi il peggiore intrattenimento possibile per i propri figli e per le proprie figlie. È davvero così? E anche qui il fattore tempo, insomma, come gestire il rapporto con i videogiochi? Allora, il tema è molto importante, è molto vasto. Perché? Perché per queste generazioni quello che noi continuiamo a chiamare virtuale in realtà non esiste. Cosa voglio dire? Voglio dire che per loro l'ambiente che noi chiamiamo virtuale non ha soluzione di continuità, cioè è come se fosse un tutt'uno. Loro passano da quella che per noi è la realtà a questi ambienti digitali, creando esperienze che per loro hanno la stessa valenza. Luciano Floridi ha coniato questa espressione on life, che è la crasi fra online e vita, proprio per vedere come l'ambiente per queste generazioni, come ricordava Tiziana prima, sono assolutamente la stessa cosa. Il videogioco è uno di questi ambienti. Il videogioco è un ambiente dove loro imparano a gestire le emozioni, fondamentalmente, quelle che sono le emozioni base, dalla gioia alla disfatta, alla tristezza, allo stupore, alla rabbia, che noi abbiamo imparato, noi esseri umani, dall'evoluzione in poi. E loro, per loro, questi ambienti del videogioco, che sono strutturati per stimolare queste emozioni base, imparano e imparano anche attraverso l'interazione nei videogiochi dove si può interagire con gli altri. In questo caso il problema dell'adulto, perlomeno quello che io ho sperimentato con mia figlia, è stato, sì, per mia figlia, per me è un banco io imparo tantissimo da lei, infatti mi spiace che sia cresciuta in questo senso, noi rischiamo di restare esclusi. Cioè è un ambiente dove noi in un certo senso non possiamo entrare. Il videogioco è un ambiente bellissimo, per esempio, un suggerimento che io do sempre a chi mi chiede è giocare insieme, per esempio. Naturalmente non si potrà sempre giocare insieme con loro, ma imparare a giocare o chiedere di, ad esempio, giochiamo un pezzetto di questa avventura che tu stai vivendo insieme, è come avere accesso a uno spazio che resta uno spazio loro, ma poter entrare in maniera cauta, in maniera timida, ribaltando quello che di solito è l'approccio educativo che ha portato alla regolazione assoluta. E noi sappiamo, questo le ricerche ci dicono, che il vietare non funziona più, perché la strategia migliore in questo senso è trovare uno spazio di regolazione. Quindi non vietare, piuttosto condividere. E a proposito di condivisione, io vi ricordo, a voi che ci state seguendo, mamma o papà che siete in linea, che potete condividere le vostre domande, i vostri dubbi, anche le vostre riflessioni, o perché no, le vostre abitudini nel gestire il tempo dei vostri figli e delle
delle vostre figlie nell'uso, insomma, di dei vari dispositivi digitali che sono entrati nelle vostre case, nelle loro camerette, appunto potete scriverci le vostre domande e poi, insomma, io le girerò a Stefania Operto e Tiziana Mettitieri, che sono appunto con noi oggi per parlare proprio di questo e per aiutarci a capire cosa fare, cosa non fare, per affiancare al meglio, per tenere per mano al meglio i nostri figli e le nostre figlie che stanno iniziando, hanno iniziato ad utilizzare sempre più nel quotidiano smartphone, computer o tablet. Torniamo alla questione di, insomma, abbiamo detto, il tempo non è tutto, perché è importante prestare attenzione a quello che fanno. Ecco, la tecnologia può essere una risorsa preziosa, abbiamo detto, che bisogna però usare con la testa, sfruttandone appunto le potenzialità ed evitandone i rischi che ci sono, partendo dalla consapevolezza che virtuale e reale, appunto, per anche per relazionarsi in maniera rispettosa nei confronti degli altri, dicevo appunto una risorsa preziosa. Tiziana Mettitieri, ci puoi fare qualche esempio delle tante esperienze, delle tante attività possibili e interessanti che i bambini e le bambine possono fare dentro la rete e che noi come genitori possiamo loro consigliare? Sì, volentieri. Lavorando in un ospedale pediatrico, quindi essendo tutti i giorni a contatto con bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ho la fortuna di poter chiedere loro le esperienze che fanno e di quindi entrare per poco tempo nei loro mondi e quindi loro mi raccontano, a seconda appunto delle preferenze, delle abilità, tutto quello che è possibile fare. Appunto, cominciamo da attività base, tipo i giochi di ruolo che si fanno per esempio su alcune reti sociali, che stimolano moltissimo la creatività, e proprio recentemente mi è capitato di vedere proprio una interazione anche di una mamma e di una figlia che si raccontavano questa esperienza del gioco di ruolo su Telegram, ed era davvero molto bello il profilo che avevo potuto leggere. Poi ci sono la possibilità di studiare le lingue, cioè i bambini e le bambine di oggi conoscono molte lingue, non solo l'inglese perché lo fanno a scuola, ma hanno esperienze guardando i video musicali piuttosto che i cartoni animati con diverse lingue occidentali ma anche orientali, e hanno più dimestichezza appunto con diversi linguaggi. La musica, hanno l'opportunità di studiare la musica, di ascoltare molto più approfonditamente la musica. Sono strumenti che permettono a chi ha dei disturbi di apprendimento di imparare, di seguire le lezioni. Ci sono dei canali di professori e professoresse su YouTube che permettono a chi fa fatica a leggere di riuscire a studiare in una maniera piena. Mi è capitato anche di sentire dei ragazzi e delle ragazze, indipendentemente dal genere, di seguire i tutorial su YouTube per imparare a cucire con la macchina da cucire. Quindi a seconda delle attitudini, ad attività più pratiche o meno pratiche, c'è una ampiezza di esperienze che possono essere cercate attraverso la rete. E naturalmente qui il compito, in questo caso sì, della famiglia, è quella di seguire, ecco, di nuovo la chiave è sempre quella di essere partecipi, di capire che cosa fanno i propri figli e i propri nipoti. Cioè, se il bambino o la bambina va a danza, cioè voi si sa chi è che fa danza, quali sono le amiche, chi è che insegna danza, chi è che esce, cioè si sanno tutti questi dettagli. La stessa cosa deve essere portata alle attività online. È lo stesso meccanismo che deve essere applicato anche alla vita online dei propri ragazzi e ragazze.
E infatti dicevamo prima, non a caso, non usiamo la rete, ma proprio la abitiamo e di conseguenza anche i nostri bambini, anche le nostre bambine, insomma, frequentano i nuovi spazi digitali e abitano la rete. Io vi giro, vi inoltro praticamente un paio di domande che ci sono arrivate e che in qualche modo metto assieme perché in qualche modo hanno insomma, l'interesse comune. Antonella Salomone ci scrive: buon pomeriggio, volevo sapere se mio figlio vuole vedere video di Roblox o video aggressivi, come devo comportarmi? E Manuela Maestri ci chiede: ci sono dei videogiochi che possono istigare l'aggressività o un ragazzo di 12 anni? Quindi grazie per la risposta che le darete. Stefania Aperto e poi Tiziana Metitieri in proposito. Allora, la risposta è articolata, dunque parto con la risposta tecnica e poi con la risposta, diciamo, cognitiva. Dunque, non sempre è noto che esiste una classificazione che si chiama PEGI, P-E-G-I, Palermo, Empoli, Genova, Imola, che permette, che classifica i videogiochi in base all'età. Un po' come i film, è la stessa cosa. Questa classificazione permette di capire quali sono l'età a cui questi giochi, scusate, qual è l'età consigliata per questi videogiochi. Qual è il problema? Il problema è che spesso questa classificazione non viene non ignorata da chi li acquista, ma si trova il modo, come dire, di diciamo giocare a giochi anche consigliati a ragazzi di età superiore a 18 anni. Quindi la prima cosa che potrei dire è controllate l'età dei videogiochi per capire se l'età dei vostri figli è coerente rispetto a questa classificazione. Perché questo? Perché naturalmente il problema che poneva Antonella e Manuela è molto legato alle fasi cognitive di sviluppo e delle fasi in cui noi impariamo appunto a gestire la rabbia, a gestire la delusione, le sconfitte, ma anche le vittorie naturalmente. Come fare? Allora, sicuramente questo dal punto di vista tecnico, quindi controllate sempre che siano videogiochi adatti per l'età. Naturalmente questo non vi mette e non ci mette in nessuna misura al riparo da che cosa? Dal fatto che magari giochino col vicino di casa al piano di sotto. E qui vi racconto un aneddoto. Mio fratello e lo violo spudoratamente la sua privacy, all'epoca c'era il problema della dipendenza da TV. Cosa aveva fatto? Aveva tolto, mio fratello è un medico, aveva tolto la televisione in casa. Le sue figlie andavano a vederla al vicino di sotto. Ecco, è la stessa cosa. Quindi, al di là delle classificazioni dei giochi, che sono fondamentali e vi prego, è molto importante controllarlo, ma anche spiegarlo, cioè come non si dà una macchina a un bambino di 12 anni, si spiega che questo gioco non è proibito, ma non è adatto a quell'età. Se in ogni caso, per evitare la seconda questione, cioè vado a giocare dal vicino di sotto o di sopra, è molto importante cercare di condividere il più possibile queste cose, piuttosto che proibire. Sul problema dei video aggressivi, un'altra tecnica è mettere i controlli parentali, che sono delle applicazioni che si installano sui dispositivi e che sono odiatissime, vi garantisco, da tutti i giovani, ma che permettono però di non accedere a certi contenuti perché gli algoritmi sono in grado di capire se è un contenuto aggressivo, un po' come se pubblichiamo un'immagine su un social, magari viene censurata. Insomma, è un modo per monitorare l'attività che i nostri figli e le nostre figlie svolgono. La stessa domanda la giro e chiamo in causa appunto Tiziana Metitieri rispetto alla curiosità delle mamme che ci hanno scritto, cioè se i videogiochi possono istigare all'aggressività. No, i videogiochi erano visti con timore proprio perché vi era questo aspetto, quello che un videogioco aggressivo potesse poi traslarsi nella realtà, perché noi adulti abbiamo sempre questa dicotomia. In realtà gli studi hanno dimostrato che non è affatto così, anzi, cioè i ragazzi hanno bisogno e le ragazze hanno bisogno di dimostrare, cioè di sperimentare la rabbia e l'aggressività. E in quel caso lo fanno online.
e non c'è alcun impatto negativo del videogioco sul comportamento, a meno che non si tratti di situazioni particolari in cui è non solo il videogioco a scatenare l'aggressività, ci sono anche altri aspetti, ma il videogioco in sé come condizione unica rispetto al resto non permette, cioè non scatena dei comportamenti aggressivi verso l'esterno. Se si rispettano le cose che abbiamo detto finora, condividere, so di che cosa si tratta, ne ho parlato, parlo dei problemi con mia figlia e mio figlio e riusciamo poi a risolvere la situazione. A proposito di parlare con mio figlio o mia figlia per cercare di capire meglio la situazione e affrontarla, Vanessa Calzetta ci ha scritto un po' di tempo fa che nota, allora sua figlia usa pochissimo il tablet a 9 anni, però dopo nota che è un po' più scontrosa dopo che ha visto un video. Cosa dire, Tiziana, a proposito? Chiederei che video ha visto. Andrea, approfondirei moltissimo di che cosa si tratta, se c'è qualcosa che non è riuscita a capire e quindi è scontrosa perché c'è una frustrazione rispetto a quel contenuto o se c'è un contenuto che invece l'ha spaventata. Cioè, cercherei di capire meglio il tipo di emozione che ha e che cosa praticamente, che contenuto c'era in quel video che l'ha scatenata. Ecco, prima dicevamo il tempo è una delle questioni che insomma interessa ai genitori, quanto tempo possono stare davanti al computer, allo smartphone, e c'è la questione dell'età. Già Stefania prima sottolineava insomma di valutare quale gioco sia più adatto all'età del proprio figlio o della propria figlia. A tal proposito Juana Conan ci chiede: mio figlio ha 5 anni, gli posso comprare un tablet o è ancora troppo presto? Rispondo brevemente, diciamo che i bambini sono dalla prima infanzia adesso esposti a tablet, video, il punto è che non si compra un tablet al bambino di 5 anni, lo si compra per giocare con il bambino di 5 anni, per vedere insieme i cartoni, cantare le canzoncine, poi la mamma mentre deve svolgere delle attività e il papà mentre deve sistemare gli abiti nell'armadio, possono lasciare per quei 10 minuti il bambino di 3 anni, di 4 anni, 5 anni a guardarsi il cartone, ma poi ritornano e interagiscono con il bambino. Quindi in quel caso il tablet è della famiglia con il bambino, non del bambino. E allora, visto che siamo arrivati insomma quasi agli ultimi minuti di questa diretta di nostrofiglio.it, Stefania Operto e poi naturalmente anche Tiziana Mettitieri, diamo insomma una serie di consigli proprio pratici su cosa fare e cosa non fare. Abbiamo già detto condivisione, evitare il divieto, evitare di vietare. Ecco, qual è il miglior modo di supportare i nostri figli nell'uso dei social, delle varie piattaforme che utilizzano per scopi didattici e di socializzazione? Allora, rispondo a questa domanda da mamma più che da ricercatrice, perché io ho avuto questo problema da mamma e ci ho sbattuto la faccia come se mi fosse arrivato un pullman, perché dirò, beh, non succederanno mai queste cose, un pullman. Ho fatto proprio un po' come si faceva un po' a tentativi, quindi la proibizione assoluta difficilmente ha un risultato a medio e lungo termine, e soprattutto la proibizione assoluta non aiuta la crescita. Uno dei suggerimenti che mi sento di dare e che tutti i pedagogisti darebbero è trovare degli spazi di regolazione. Qual è il problema? Che questi spazi di regolazione devono valere per tutti, nel senso che i primi a rispettarlo dobbiamo essere noi. Io ricordo un caso di un bambino che mi disse: mia mamma quando mangiamo risponde al cellulare, forse era papà, non ricordo, e se io dico perché mi risponde è per lavoro. Ecco, la partita di calcetto per loro è importante come le nostre cose. Ora non mi voglio dire non rispondete al cellulare se c'è un'urgenza, ma questo spazio di negoziazione deve essere ancora una volta condiviso, cioè le regole che valgono per te valgono per noi.
Insomma, quindi, molto semplicemente, insomma, dobbiamo dare il buon esempio. Esatto, quello che una volta si chiamava buon esempio. Questa è una regola. Quindi il cellulare, ad esempio, ognuno nella sua famiglia, nella propria famiglia, deciderà quali sono i tempi di poterlo usare, eccetera, e anche definire banalmente quelle che sono le urgenze, che possono essere il compito, la chat della scuola, l'insegnante che deve scrivere, o il problema anche emotivo, che nella scala ha una valenza non secondaria. Questo è, quindi, trovare uno spazio di regole comuni e che non sono assolute naturalmente, ma è importante che siano poi rispettate da tutti. Allora, è arrivata una domanda per mail che vi leggo. Parliamo di bullismo e cyberbullismo. Mia figlia ha 12 anni e ho paura per i social. Non c'erano i nostri tempi e lei è molto sensibile. Come proteggerla? Non posso tenerla lontana dai social per sempre. Tiziana Metitieri. Sì, mi volevo riagganciare un attimo a quello che diceva Stefania prima sul fatto di effettivamente una cosa da fare intanto nell'uso dei dispositivi è lasciare proprio del tempo libero da dispositivi all'interno di una famiglia, che può essere quello della cena, quindi a cena nessuno usa i dispositivi, il momento prima di andare a letto, o un momento nella giornata che è della famiglia in cui i dispositivi sono staccati. Quindi questo per allacciarmi al discorso di prima. E poi questa è una ottima domanda che mi porta ad aggiungere un'altra delle raccomandazioni, quella davvero di parlare tanto soprattutto con adolescenti rispetto alle proprie paure nell'uso dei dispositivi, rispetto ai rischi. Ci sono dei rischi nell'uso dei social e bisogna affrontarli insieme, bisogna parlarne insieme, sapere trasmettere quali sono i segnali di allerta, quelli di cui poi bisogna parlare con un adulto, con un'amica, un amico, perché possono portare a situazioni rischiose. Quindi la paura deve essere trasformata in un dialogo. Un dialogo che affronta la situazione, ma anche che cerca di rintracciare quali possono essere i segnali di rischio in modo da prevenire il cadere in una situazione poi effettivamente dannosa. E soprattutto qualsiasi cosa accada sui social ha un rimedio, può essere rimediata all'interno di un dialogo con i propri coetanei, con gli adulti di riferimento, può essere rimediata in altre situazioni più gravi facendo riferimento, insomma, alle istituzioni dedicate, ecco. E quindi anche Stefania Operto, quindi è importante da questo punto di vista dialogare e confrontarsi con i propri figli e le proprie figlie, e qualora si trovassero coinvolte in situazioni spiacevoli, insomma, far capire loro che c'è sempre una porta aperta e che in casa se ne può parlare. Assolutamente, io mi occupo proprio di prevenzione del cyberbullismo da ormai, non mi ricordo più, confesso, ed è uno dei temi che tratto. Mia figlia ha avuto un episodio di cyberbullismo e me ne ha parlato. I segnali sono isolamento, rifiuto di andare a scuola, tristezza, sono tutti segnali che qualcosa è successo. L'Italia, credo sia molto importante ricordarlo, nel 2017 si è dotata di una legge, che è la legge 71, e che non solo, che è una legge a tutela dei minori, fortemente a tutela dei minori, che è una legge preventiva, non è una legge punitiva, e fra queste cose, fra le varie cose che disciplina, prevede dei diritti dei minori. Questo lo trovo una cosa meravigliosa. Fra questi diritti c'è per esempio il diritto all'oblio, cioè il minore può, di fronte a un contenuto ritenuto lesivo della sua identità, che può essere una fotografia, un'immagine, una frase offensiva. Mia figlia fu vittima di una frase offensiva, perché all'epoca il web era molto più testo e molto meno immagine, può chiedere la cancellazione al provider, cioè a chi gestisce quel contenuto, di quel contenuto lesivo. Questo credo sia molto importante anche da spiegare, che è vero che c'è quello che io ho chiamato la permanenza, ma è altresì vero che ci sono dei diritti, e i diritti sono anche poter cancellare un contenuto che per me può essere anche una fotografia in cui io ero sovrappeso, non lo so. Questo è molto importante.
E poi sì, assolutamente, che a tutto c'è rimedio. Io dico sempre a mia figlia, dicevo, l'unica cosa che non siamo ancora riusciti a fare è trovare rimedio alla morte, perché questo al momento non siamo ancora riusciti a farlo. Tutto il resto si risolve parlando, credo che sia una delle frasi che trovo più efficaci. Non è semplice, perché gli adulti spesso sono esclusi, credo che l'astensione dal giudizio, in prima battuta, sia la cosa migliore, cioè al di là di tutto, raccontami che cosa è successo. Quindi una parola chiave in questo, mi sembra di capire, sia partecipazione, sia ascolto. A proposito di questo, io ricordo a chi ci sta seguendo e ci sta comunicando che non è riuscito a seguirci fin dall'inizio, ricordo che il video di questa diretta, come del resto delle altre, rimane sui canali social e sul sito di nostrofiglio.it, per cui potete recuperare, ripartendo dall'inizio, le risposte di Tiziana Mettitieri e Stefania Operto rispetto all'opportunità o meno di lasciare giocare i nostri figli e le nostre figlie con i videogiochi. Siamo arrivate alle battute finali di questa diretta, mi sembra di capire che la parola chiave sia educare, il modo appunto di essere al fianco dei nostri figli che si cimentano nell'uso delle tecnologie digitali, non di vietare, è importante esserci, è importante essere al loro fianco per capire appunto l'uso che fanno dei social, della rete, e tenere un po' la rotta, ricordando appunto loro che virtuale è reale, che questo può essere in fondo una sorta di punto di riferimento, una sorta di faro per non andare a sbattere. Tiziana Mettitieri, un messaggio conclusivo da lasciare alle mamme e papà che ci stanno seguendo? Sì, cerchiamo il più possibile di chiedere, di non essere avari di domande con i propri figli e le proprie figlie, di non essere spaventati quando viene raccontata un episodio che ha turbato i propri figli, ma di cercare di ascoltare attivamente e di cercare insieme di essere più creativi nelle attività che possono essere svolte con i dispositivi digitali. E quando, per chi ha la possibilità, di regalarne qualcuno a chi non ce l'ha. Questo lo aggiungo proprio in questo periodo in cui, mancando un dispositivo, si è disconnessi dal resto. Sottolineavamo prima appunto quanto siano importanti proprio per connettersi con il resto del mondo, per continuare a tenere vive le relazioni sociali con i compagni di classe, con gli amici. Stefania Operto, un messaggio conclusivo anche da parte tua. Sì, io non posso non riprendere quello che diceva Tiziana, perché il problema della disponibilità dei dispositivi digitali, scusate il gioco di parole, è un problema serio, un problema reale che nel nostro paese purtroppo coinvolge ancora ampie fasce di popolazione che sono completamente escluse a volte dalla tecnologia, e questo impedisce loro anche spesso di vedere persone, non solo, cioè non, anche proprio di parlarsi, di interagire anche con persone lontane. Quindi questo veramente è quello che crea un'esclusione sociale, il digital divide, come vogliamo chiamarlo. Quindi questo è una cosa che mi sta molto a cuore e che vorrei sottolineare. Per il resto prendo una domanda che ha posto prima una vostra ascoltatrice, che chiede se poteva comprare un tablet al figlio a 5 anni, scusate. Ecco, è la stessa cosa. Secondo alcuni approcci, sotto i 2 anni gli schermi dovrebbero essere proibiti. Da 2 anni in poi, proprio in maniera graduale, è l'accompagnamento importante. All'inizio questo sellino della bicicletta sarà un po' storto, poi a un certo punto andranno, io perlomeno ho imparato ad andare in bicicletta così, l'esserci a sorreggere il sellino finché le ruote, i pedali vanno da soli, credo che sia la cosa più importante che si possa fare. Insomma, esserci. E allora, così che saluto e ringrazio ancora una volta Tiziana Mettitieri e Stefania Operto per essere state con noi e per i consigli che siete riuscite a darci in questa mezz'ora che abbiamo trascorso assieme. Naturalmente ringrazio tantissimo anche tutti voi e tutte voi che ancora una volta avete partecipato alle dirette di nostrofiglio.it. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata. Grazie, buon pomeriggio. Grazie a tutti. Ciao.